Un truffatore seriale dai modi affabili ed eleganti. Questa è la descrizione della polizia riguardo ad un cinquantenne di origini campane, Raffaele Peluso, arrestato per truffa sabato mattina. L'uomo con precedenti specifici, residente a Gradisca, ma che aveva scelto Trieste come luogo privilegiato per i suoi colpi, avvicinava in maniera casuale gli ignari malcapitati, per lo più persone anziane, fingendosi un ex collega di lavoro, riesumando storie fittizie riguardo ad un passato che accomunava i due. Poi, spacciandosi per imprenditore, proponeva l'omaggio di capi di vestiario di scarsa qualità, per lo più borse e giubbotti, spacciandoli per capi pregiati. Infine, con vari stratagemmi, si introduceva nelle abitazioni delle vittime, dove iniziava a raccontare storie inventate circa le sue difficoltà economiche e familiari, chiedendo e spesso ottenendo un lauto aiuto economico, facendo leva sulla sensibilità della gente. L'attività investigativa è partita da un mesetto circa, poi siamo riusciti a identificare il soggetto o quello che ritenevamo essere chiaramente il presunto autore, e quindi nel giro di una settimana siamo riusciti poi a raccogliere gli elementi e consentire poi l'arresto e sottoporlo poi nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. I truffatori seriali, come il caso di specie, si muovono un po' random, cioè alcuni giorni insistono in un territorio, dopodiché quando hanno piazzato più di qualche truffa, ovviamente si spostano di territorio anche per allentare poi l'interesse investigativo delle forze di polizia. Sabato dunque l'arresto in flagranza di reato in via Ghega, a pochi minuti dall'ennesimo raggiro che gli aveva permesso di intascare 900 euro da una signora. Dalle sue scorribande a Trieste sono seguite 3 denunce, punti di partenza delle indagini, a fronte di una quindicina di tentativi di raggiro andate però a vuoto per svariati motivi. Si stima che, attraverso le truffe, l'uomo abbia guadagnato una cifra vicina ai 4.000 euro. Non ci stancheremo mai di fare questo invito, non solo di sporgere la denuncia, pur comprendendo che magari l'anziano che è stato truffato possa avere una reticenza in questo senso, ma per noi è indispensabile perché raccogliamo così brandelli di informazione che poi ci consentono di avviare, d'intesa con l'autorità giudiziaria, un'attività investigativa.